a me particolarmente mi ha colpito nella storia una delle prime donne faraone, non la Hatshepsut, Erin Brockovich, non so se avete mai visto il film o letto la biografia. Parlo di una donna qualunque, con tre figli, due mariti, un ruolo, diciamo, semplice da assistente, capace però di smuovere le montagne, di mettere in piedi una class action con l'obiettivo di inchiodare un colosso dell'industria Che ammiro statunitense. molto è Isabella Allende, una donna appassionata, una scrittrice di fama mondiale, attivista politica nel suo paese ai tempi del regime.